Buongiorno Marzia, grazie per essere con noi. Innanzitutto ci sono gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di questo bambino? Sì, il bambino ha superato la notte, restano chiaramente gravi le condizioni, è intubato, è in prognosi riservata, insomma è l'unica persona sopravvissuta a questa strage e quindi tutti stanno sperando per lui che le cose possano andare al meglio, chiaramente è una situazione drammatica. Io sono qui proprio alla partenza della cabinovia a Stresa e qui vedete è anche una brutta giornata, ieri si è lavorato senza sosta tutto il giorno, tutte le forze dell'ordine hanno poi coperto la cabinovia con un telo proprio perché oggi le previsioni sono brutte. Ieri però c'era bel tempo quando è accaduto il fatto. Sono qui con Luca Cari, responsabile della comunicazione emergenza dei Vigili del Fuoco. Voi siete subito accorsi, avete trovato il disastro. Sì, è così. Le prime squadre che sono arrivate sul posto sono quelle dei nostri Vigili del Fuoco volontari qui del posto, sono seguite poi le altre squadre anche con l'elicottero da Malpensa. Una scena ovviamente drammatica, come potete immaginare, uno scenario anche operativo difficile. I corpi, lo ricordiamo, erano sparsi perché è precipitata per 20-30 metri la cabinovia. Sì, esatto, ovviamente erano un po' così disseminati lungo questo pendio impervio e poi si è trattato ovviamente di operare all'interno della cabina. Il nostro tentativo è stato immediatamente quello di soccorrere le persone, il tentativo quindi di poter aiutare, purtroppo ecco, solamente per due di loro, per i due bambini è stato possibile aiutarli. Poi soli 5 anni, portati con l'elisoccorso al CTO di Torino in tutta fretta, ma per uno non c'è stato niente da fare in serata. Sì, questa è la notizia di ieri sera, che uno dei due bambini ecco, non ce l'ha fatto, ovviamente l'abbiamo appresa con grande dolore. Speriamo, ovviamente siamo tutti speranzosi per la salvezza ecco, dell'altro bambino. Unico superstite. Cinque famiglie distrutte e adesso c'è il capitolo più grave, quello delle indagini, il cavo trainante, sembra che hanno ceduto, qualche inquirente ha parlato di cavo sfilacciato. No, questo è, credo sia prematuro, cioè dire qualsiasi cosa su questo argomento. Ovviamente è oggettivo che il cavo sia a terra, ovviamente poi se il cavo è la causa oppure l'effetto della caduta, questo però è da stabilire, altrimenti sarà questo ovviamente dove si concentreranno le indagini. L'inchiesta, noi siamo a disposizione ovviamente del magistrato per qualsiasi necessità di indagine. C'è una cosa che vorrei chiedere, di solito queste cabinovie hanno dei sistemi di emergenza, hanno un freno, in questo caso il montante, il freno, la morsa non è scattata? Beh, questo evidentemente non è stata frenata, sicuramente altrimenti sarebbe rimasta sulla fune portante. Chiaramente questo è da vedere ovviamente che tipo di impianto era, noi non siamo a conoscenza, non abbiamo fatto indagini su questo, quindi non conosciamo il tipo di impianto, eventualmente poi bisognerà stabilire perché eventualmente questo non ha funzionato, ma ripeto, è un impianto che non conosciamo al momento. Era vicino all'arrivo, mancavano insomma, forse 100 metri all'ultimo pilone e era in salita, quindi i testimoni hanno sentito come un sibilo, qualcuno ha visto anche la cabinovia praticamente andare velocissimamente all'indietro finché è precipitata per 20-30 metri e lì ancora più in giù nella scarpata, perché proprio una cabinovia che va in su verso il Mottarone fino a 1000, quasi 400 metri. Sì, è così, è proprio l'incidente è avvenuto proprio, possiamo dire, a un passo dalla vetta, in quel punto è molto ripido, prima dell'arrivo, cioè la pendenza della montagna è molto molto ripida, quindi immaginiamo quindi che poi nella caduta ecco, la cabina poi abbia rotolato, quindi con le conseguenze che conosciamo.